una scelta che ho accettato fin da subito, perché mi sembrava di essere adeguato per un ruolo come questo, e ho deciso quindi di essere accompagnato anche da un'altra capo animatrice che mi avrebbe potuto aiutare in questo ruolo. Allora, i bambini al Gress sono 230, gli animatori sono 60, con le mamme in cucina raggiungiamo addirittura gli 80 educatori, e la giornata del tipo del Gress si svolge per noi animatori dalle 7:30 di mattina con l'accoglienza fino alle 9. Dalle 9 vi è la prima animazione mattutina in cui tutti i bambini devono ballare e si divertono. Successivamente troviamo verso le 10 il primo gioco, che dura fino alle 11, e un ulteriore gioco dalle 11 a mezzogiorno. A mezzogiorno vi è la seconda pausa in cui vi è un'ulteriore animazione, e successivamente portiamo i bambini a mangiare, che è nel refettorio sotto il tendone. Vi è un momento di gioco libero fino alle 2, e dalle 2 fino alle 2 e mezza i bambini poi successivamente ballano ancora, e dalle 2 e mezza fino alle 5 vi è gioco completo. Alle 5 vi è l'ultimo momento di animazione, in cui i bambini ballano davanti ai loro genitori e poi possono tornare alle proprie abitazioni. Allora, quest'anno è stata inserita la mensa, è disponibile a tutti, sia animatori che bambini, quindi abbiamo anche a disposizione appunto una serie di mamme che sono disposte a cucinare per tutti. Inoltre abbiamo diviso i bambini per fasce d'età, comprese le gite, e quindi abbiamo dato un po' più attenzione ai bambini più piccoli, inserendo nuovi giochi all'interno dell'oratorio, così possiamo controllarli meglio invece di portarli magari in piscina, in un parco acquatico che è aperto a tutti. E per i grandi invece ci sono state nuove gite, come il parco avventura, che è piaciuto molto, e lo stesso anche le piscine. Le preparazioni sono state molto intense e sono durate pochi giorni, però queste preparazioni sono davvero servite a molti animatori per capire come era strutturato il nuovo Grest, e perciò ringraziamo il Don che ci ha aiutato a vivere un'avventura davvero speciale come questa qua del Grest. Ho scelto di fare l'animatore soprattutto per stare con persone della mia età, divertirmi e aiutare bambini a vivere un bel mese, e di divertirsi soprattutto loro e di vivere belle esperienze al Grest, di fare nuove attività e di insegnargli nuove cose, soprattutto a livello morale, e insegnare ciò che non si impara a scuola o a casa. Ho scelto di fare l'animatore del Grest perché comunque a me piace stare molto con i bambini, quando sto con loro provo dei sentimenti indimenticabili, e vabbè, per prima cosa sono anche l'animatore più piccolo di questo Grest, e questa cosa a me fa anche un po' piacere, perché comunque soprattutto il nostro Don tratta tutti uguali e non fa differenze. La prima esperienza estiva in questa parrocchia, con questa responsabilità anche nuova, ho affrontato questo tempo estivo come un po' mio solito. Amo e credo profondamente che l'oratorio deve sfruttare questo tempo per offrire ai nostri bambini e soprattutto alle famiglie una delle opportunità più grandi, più importanti che come chiesa siamo ancora capaci di offrire, che è appunto il Grest estivo. Ripeto sempre a chi mi incontra, a chi conosco e a chi presento il Grest, che a conti fatti noi stiamo con i bambini durante il tempo estivo molto più di quello che riusciamo a stare in un modo, uno stile che in tutto l'anno non è possibile, né con la catechesi né con le nostre attività sportive. Un mese di Grest dalla mattina alla sera, con un rapporto, una dimensione di gruppo, di animazione e di gioco così forte e importante, non l'abbiamo mai durante l'anno. È il luogo dove vediamo i bambini crescere con quello stile che noi come comunità cristiana, come animatori giovani e adulti abbiamo nel cuore.
e questa crescita è palpabile, se ne accorgono tutti, si vedono bambini che nell'arco di una settimana cambiano il modo di atteggiarsi tra di loro, si propongono a bambini stili di vita, ma soprattutto momenti di gioco che durante l'anno un po' abbiamo dimenticato e che sempre di più ci vengono rubati. Quest'anno abbiamo introdotto anche la mensa, per noi come comunità parrocchiale un'altra opportunità, vedere i bambini che pranzano insieme, che gestiscono anche il momento del pranzo con nuove responsabilità, è qualcosa che probabilmente durante l'anno non fanno mai, i risultati li vediamo. Abbiamo premiato oggi i camerieri più bravi e i bambini che si sono distinti nell'ordine, nella pulizia e nel rispetto. Per cui questo e tanto altro ci fa dire che Grest ha senso e ha bisogno di tutte le energie. Quest'anno in modo particolare con la mensa abbiamo visto una comunità adulta riappropriarsi del Grest, viverlo da protagonisti, sono davvero tante le mamme, i papà anche coinvolti in questo servizio, perché il Grest è davvero l'occasione che tutta la comunità cristiana usa e cerca di usare bene per far crescere i nostri bambini. Incrocia, strisce, smolla, stress, urla, yes, quadra, gira, lancia, tira, ma...